Buonasera, signori. Allora, come vi avevo anticipato l'altra volta, oggi vi faccio vedere Artemia Salina come più o meno allevarla. Facilissimo, facilissimo, facilissimo. Bisogna stargli un po' dietro, niente di eclatante, niente di eclatante. Come stavo dicendo, niente di eclatante, guardate. Questo è uno schiudatoio di uova Artemia Salina e si mettono 500 ml d'acqua. Questo è un kit che ho comprato. Sì, possiamo farlo anche in casa. Io l'ho voluto comprare perché è più semplice. Ce l'ha lì un costo di 20 euro, 21 euro, una roba del genere. Un aereatore che io ho i miei zooplankton. Ce li ho, vedete qui c'ho dello zooplancton, coltura partita da zero. Ora si vede qualcosina, qualcosina si vede, vedete quegli animalini che sono dentro. Sto al terzo giorno di coltivo, qui ci sono dei rotiferi che sono più piccolini, si vedono un po' meno, però si vedono. Questo è più coperpodi. Vedete che si muovono, eccoli qua. Torniamo al nostro. E qua ho l'Artemia Salina. Questa è Artemia Salina che ora gli ho dato da mangiare, non si vede, però ho anche la Moina Salina e un altro cibo per avanotti o pesci. Allora, quando le uova si schiudono, questa è la coltivazione di Artemia Salina. No, sì, Artemia Salina più grande. Allora, lì vedete quei gamberetti. Ora vediamo se li faccio vedere più da vicino. Guardate, eccolo, vedete quel gamberettino. Quelli sono circa 3 settimane, beh, quasi 3 settimane, 20 giorni di coltivazione. Vedete? Vedete? Ce n'è qualcuno, no? Girano. Però quello che vi voglio far vedere è. Se si vede in partenza sono, ma vedete quella strisciolina bianca, vedi quanti ce n'è, vedete quanti ce ne sono, sono piccolissimi, sono minuscoli, minuscoli, ma sono migliaia, migliaia, migliaia. Voi non li vedete, ma ora cerco di ingrandire un po'. Ecco, li vedete? Eccoli. Eccoli qua, li vedete? Eccoli, guardate tutti che si muovono. Quelli sono piccoli che sono nati da quelli grandi ora. Fanno una colonia allucinante. E questi sono quei grandi che ora vi faccio vedere, che sguazzano quelli più grandi. Quelli già sono Artemia viva. Io li faccio crescere un po' di più. Li vedete questi gamberetti, ragazzi? Li vedete? Li vedete? Li vedete? Quelli sono una prelibatezza per i nostri pesci. Eccoli, guarda, vanno in pancia in giù. Questa è l'Artemia. Invece di comprare Artemia le ho filizzate, io ai miei pesci do questa robina qua. Ecco, arrivederci. Ciao ragazzi. Per delucidazioni, cliccate sul mio canale Coltivazione di Artemia Salina.